Eccomi qui ancora con voi, con questo ulteriore video. Vogliamo quindi continuare il nostro studio insieme intorno al libro dell'Apocalisse. Sono stato anche molto contento dai tanti incoraggiamenti che ho ricevuto da voi, sia da coloro che si sono collegati, sia da coloro che hanno visto i vari video in differita, e sono veramente molto contento di questo. Questo vuol dire che studiare questo libro non è un capriccio, ma anzi evidenzia quello che deve essere il nostro sentimento nei confronti del Signore, nei confronti della Sua parola. E come abbiamo detto, come ho detto più volte, dobbiamo usare la chiave giusta per poter capire, per poter comprendere un libro così difficile, così particolare come il libro dell'Apocalisse. Naturalmente, non l'ho detto nei video precedenti, ma lo dico ora, affinché voi possiate avere più facilità nel comprendere il libro dell'Apocalisse, è assolutamente indispensabile avere conoscenza dei libri profetici dell'Antico Testamento, quindi libri come Daniele, come Isaia, Ezechiele, Zaccaria. Questi libri è fondamentale conoscerli proprio per avere facilità nell'accedere a un libro così particolare come il libro dell'Apocalisse, anche perché, come ho detto nella parte introduttiva, incontreremo dei brani, dei versetti che non sono facilissimi da un punto di vista comprensivo. Quindi è importante avere come bagaglio di conoscenza il contenuto dei libri profetici, di molti libri profetici dell'Antico Testamento. Allora, vogliamo leggere ancora i primi 8 versetti. Credo che oggi pomeriggio termineremo questa prima sezione che riguarda questi primi 8 versetti. Spero che la connessione internet regga. E quindi leggiamo insieme Apocalisse capitolo 1 e versetti 1 a 8. Prendo adesso il brano. Allora, Apocalisse 1, 1 a 8, dice Giovanni. Sappiamo, abbiamo già parlato di colui che è l'autore umano, ma in realtà Giovanni si trova nella posizione di segretario, possiamo dire, quindi registrare, scrivere tutto ciò che lui vede e che lui sente. Allora, Apocalisse 1:1-8, leggiamo: rivelazione di Gesù Cristo che Dio gli diede per mostrare ai suoi servi le cose che devono avvenire tra breve, e che egli ha fatto conoscere mandando il suo angelo al suo servo Giovanni. Egli ha attestato come parola di Dio e testimonianza di Gesù Cristo tutto ciò che ha visto. Beato chi legge, beati quelli che ascoltano le parole di questa profezia e fanno tesoro delle cose che vi sono scritte, perché il tempo è vicino. Giovanni alle 7 chiese che sono in Asia. Grazie a voi e pace da colui che è, che era e che viene. Ecco, ieri ci siamo concentrati sulla persona del Dio Trino che è presentata da Giovanni in questi versetti. Dai 7 spiriti che sono davanti al suo trono e da Gesù Cristo, il testimone fedele, il primogenito dei morti e il principe dei re della terra. A lui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, che ha fatto di noi un regno e dei sacerdoti del Dio e Padre suo. A lui sia la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, egli viene con le nuvole e ogni occhio lo vedrà. Lo vedranno anche quelli che lo trafissero e tutte le tribù della terra faranno lamenti per lui. Sì, amen. Io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Ecco, siamo proprio arrivati nei versetti 7 e 8 di questo brano. Nel versetto 7
Giovanni dice: ecco, egli viene con le nuvole e ogni occhio lo vedrà. Ma nel versetto 6 Giovanni parla di noi, Giovanni parla della Chiesa del Signore e dice che Gesù ha fatto di noi un regno e dei sacerdoti. Mediante questa liberazione, questa meravigliosa liberazione che è avvenuta grazie allo spargimento del sangue del Signore Gesù, grazie alla sua risurrezione, l'opera della croce, l'opera di salvezza si è completata perfettamente. Quando Gesù ha detto là sulla croce tutto è compiuto, voleva dire che non c'è più niente da aggiungere, nessuno può più aggiungere niente, né tantomeno togliere. Tutto è stato compiuto in modo perfetto. E uno dei almeno 10 motivi per cui Gesù è venuto per morire per ciascuno di noi, per risuscitare per ciascuno di noi, è quello di trasformarci da persone empie, criminali, quali noi eravamo, re e sacerdoti. Re e sacerdoti. Queste parole si collegano molto bene a ciò che dirà Pietro nella sua prima lettera. Seppure avete gustato che il Signore è buono, al quale accostandovi come alla pietra viva, riprovata dagli uomini, ma dinanzi a Dio eletta, preziosa, ancora voi come pietre vive siete edificati per essere una casa spirituale, un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali accettevoli a Dio per Gesù Cristo. Sappiamo che la Chiesa non è assolutamente un edificio costruito da mano d'uomo, questa purtroppo è un po' la concezione che deriva dal cattolicesimo e talvolta anche noi corriamo il rischio di avere questa concezione quando ad esempio diciamo andiamo in chiesa, come se la chiesa fosse l'edificio, no? Fisico. Ma sappiamo che in realtà non è così. La Chiesa è costituita da quelle pietre vive, da quei mattoni viventi, potremmo dire, cioè dai figli di Dio, i quali sono fondati sul fondamento della pietra angolare, che è il Signore Gesù. Noi siamo un sacerdozio santo, ma nello stesso tempo siamo anche re. Due funzioni che nell'Antico Testamento potevano essere svolte da quando è arrivata e giunta la legge, la Torah, soltanto da due persone distinte. Un re non poteva essere sacerdote, un sacerdote non poteva essere re. Questo perché i re venivano dalla tribù di Giuda e i sacerdoti dalla tribù di Levi. Quindi due funzioni che non potevano essere in un unico personaggio. Ma ecco qui il miracolo. Mediante l'opera del Signore Gesù Cristo, noi siamo diventati l'uno e siamo diventati l'altro. Siamo diventati re e sacerdoti. Ed è scritto che come re, anche noi, secondo Timoteo 2,12, se volete andarlo a leggere, è scritto che noi regneremo con Cristo. E questo è un aspetto che vedremo in un modo approfondito quando parleremo del millennio. E questa è la posizione meravigliosa nella quale il Signore ci ha posti per un atto di fede, per il fatto di aver creduto, per il fatto di aver messo la nostra vita ai piedi della croce e aver accolto il Signore Gesù come il nostro personale Signore e Salvatore. Ma abbiamo un altro aspetto che Giovanni sottolinea molto bene. Ogni occhio lo vedrà, cioè si parla del ritorno in gloria del Signore Gesù già nel primo capitolo di Apocalisse. Egli viene con le nuvole e ogni occhio lo vedrà. Queste sono parole che hanno proprio a che fare con lo stabilimento del regno glorioso, potente del Signore Gesù sulla terra. E queste parole si collegano molto bene, ecco perché dicevo prima che bisogna conoscere i libri profetici dell'Antico Testamento, tutto ciò si collega molto bene a Daniele 7. Daniele capitolo 7, versetti 13 e 14.
È scritto: io guardavo nelle visioni notturne ed ecco con le nuvole del cielo venire uno simile a un figlio d'uomo. Ed egli pervenne fino all'antico dei giorni e fu fatto avvicinare davanti a lui. Ed esso gli diede signoria, gloria, regno, e tutti i popoli, nazioni e lingue devono servirlo. La sua signoria è una signoria eterna, la quale non passerà mai, e il suo regno è un regno che non sarà mai distrutto. È un passo messianico che conosciamo molto bene, ma ben si collega a quello che noi stiamo vedendo, quello che noi stiamo leggendo, studiando in Apocalisse 1. A questo figlio d'uomo che vede il profeta Daniele, gli viene dato onore, gli viene dato gloria, regno, potenza. Per quale motivo? Lo dice molto chiaramente Daniele, affinché tutti i popoli, affinché tutte le nazioni e lingue lo possano servire. Da notare come nella traduzione della Settanta, nella Septuaginta, qui voi non avete il verbo che viene utilizzato spesso nel Nuovo Testamento, che è duleuo, cioè servire da un punto di vista pratico, no? L'essere schiavo, oppure diaconeo, che è quello che è il termine che indica proprio il servizio pratico, ma indica, qui nella 70 abbiamo il termine latreuo, che indica l'adorazione, cioè indica un servizio cultuale da rendere soltanto a Dio. Ed è molto bello questo, è molto bello perché questo termine, servirlo in Daniele 7, è in relazione al figlio d'uomo, è il servizio che le nazioni renderanno al figlio d'uomo, ovvero al Signore Gesù. E guardate, questo quadro profetico ben è compendiato in Matteo capitolo 24, quando Gesù parla del suo ritorno in gloria e dice Gesù stesso: e allora apparirà il segno del figlio d'uomo nel cielo, allora ancora tutte le nazioni della terra faranno cordoglio, cioè ci sarà pentimento, ci sarà dolore. Ci sarà dolore e vedranno il figlio dell'uomo venire sopra le nuvole del cielo con potenza e gran gloria. Ed egli manderà i suoi angeli con tromba, gran grido, ed essi raccoglieranno i suoi eletti dai quattro venti, dall'uno dei capi del cielo fino all'altro. Il figlio dell'uomo, chiaramente, è il Signore Gesù, non può essere nessun altro. Sapete bene come nei Vangeli Gesù si faceva chiamare proprio così, figlio dell'uomo. Ed è lui stesso che cita, se vi ricordate, il libro di Daniele, proprio quando si trova davanti al Sinedrio. È lui che verrà sopra le nuvole, è lui che verrà con gran potenza, è lui che verrà con gran gloria per reggere le nazioni, per governare le nazioni, con una verga di ferro. Vedremo nel millennio, che è un periodo del tutto diverso da quello che noi stiamo vivendo. Nel millennio ci sarà prosperità, ci sarà pace, ci sarà riposo, ma Gesù governerà con una verga di ferro, ovvero il Signore Gesù sarà pronto immediatamente a giudicare il peccato. Ogni occhio lo vedrà. Ma quale terrore, quale spavento proveranno coloro che avranno rigettato il Signore. Ci saranno di coloro che piangeranno dalla gioia, ci saranno di coloro che piangeranno per il dolore, ma soprattutto per il giudizio a cui essi andranno incontro. Ancora Zaccaria 12:10, vedete com'è importante conoscere i libri profetici dell'Antico Testamento? Zaccaria 12:10 è scritto: espanderò sopra la casa di Davide e sopra gli abitanti di Gerusalemme lo spirito di grazia e di supplica, e guarderanno a me. Sta parlando l'Eterno degli eserciti qua. È un messaggio dell'Eterno degli eserciti e dice: riguarderanno a me, a colui che avranno trafitto. E ne faranno cordoglio, simile al cordoglio che si fa per il figlio unico, e saranno in amarezza come per un primogenito. Sappiamo che il vero Israele si convertirà al Signore, sarà caratterizzato dallo Spirito di Dio
e guarderà al suo Messia, proprio a colui che essi hanno trafitto, che hanno voluto che venisse ucciso. Questa azione sarà accompagnata da un sincero ravvedimento. Guardate, qui in Zaccaria 12 abbiamo un paragone nell'Antico Testamento che indica il dolore umano più grande, perché si parla di cordoglio come si fa per un figlio unico, cioè per la morte, per il lutto di un figlio unico. Pensiamo magari a quelle famiglie che avevano un solo figlio e gli è morto quell'unico figlio. Quale dolore hanno provato questo papà, questa mamma? Qui sì, abbiamo proprio questo paragone, un dolore lancinante, un dolore che ti nasce veramente dalle viscere, ma per colui che invece avrà rigettato, lo ripeto, avrà rigettato il Signore Gesù, il suo pianto sarà di amaro dolore, perché è un pianto che non avrà mai fine. Se per il Figlio di Dio cesserà la sofferenza, cesserà il pianto, cesserà il cordoglio, per l'empio così non sarà. Sarà un pianto eterno, sarà un dolore eterno. Se c'è qualcuno qui in ascolto che ancora non ha posto fede nel Signore Gesù, sappi che tu potrai, se continui a rifiutare la grazia del Signore, tu sarai in questa categoria di coloro che saranno caratterizzati da un pianto eterno che non avrà mai più fine. Un altro punto molto interessante, Giovanni parla dell'alfa e dell'omega che identifica proprio la persona gloriosa del Signore Gesù. Nel versetto 8 Giovanni riporta ciò che Gesù stesso dice, ciò che Dio dice. Io sono l'alfa e l'omega, dice il Signore Dio. Dico Gesù perché anche Gesù si presenterà nello stesso modo quando scriverà le sette lettere, almeno a una specifica. Io sono l'alfa e l'omega, dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Sapete come l'alfa e l'omega sono rispettivamente la prima e l'ultima lettera dell'alfabeto greco. Per chi studia greco, la prima cosa che impara, come in ogni lingua, è l'alfabeto e scoprirà che la prima lettera è l'alfa e l'ultima lettera è l'omega. E questa caratteristica è strettamente connessa con la rivelazione che abbiamo qua, cioè che Gesù, che Dio, in questo caso poi Gesù ribadirà lo stesso concetto, è il primo e l'ultimo. Ora la domanda è quanti primi e quanti ultimi ci sono? Quanti primi e quanti ultimi? Beh, Isaia 44 è molto chiaro. È scritto: così ha detto il Signore, il Re di Israele, il suo Redentore, il Signore degli eserciti. Io sono il primo e io sono l'ultimo. Non vi è Dio alcuno fuori di me. E chi è come me, che abbia chiamato e dichiarato e ordinato, quello da che io stabilì il popolo antico, annunzino loro quei dei, quegli idoli, le cose future e tutto ciò che avverrà. Ecco, questo brano, ad esempio, attesta in modo chiaro e senza ombra di dubbio l'unicità di Dio. Dio è l'unico primo, Dio è l'unico ultimo. Non vi è altro Dio, dice il Signore al popolo di Israele, non vi è altro Dio fuori di me. E lo dice ad un popolo che sappiamo cadde molto spesso nell'idolatria. Soltanto l'Eterno, quindi, si può definire come il primo e l'ultimo. Però nel versetto 17, sempre del capitolo 1 di Apocalisse, e qui è Gesù che parla, egli si presenta nello stesso modo. Si presenta come il primo e l'ultimo. E questa è una delle tante prove scritturali della perfetta deità, cioè uguaglianza divina con il Padre, del Signore Gesù. Nel testo di Isaia il Signore sottolinea la sua perfetta autorità nel rivolgere una domanda estremamente importante: chi è come me che abbia chiamato, dichiarato, ordinato, stabilito? Chi è come me? Possono quegli idoli che voi adorate, Israele, fare le stesse cose? Solo il Signore, nella sua insindacabile saggezza,
può annunziare le cose future. Abbiamo già ribadito questo concetto. E come abbiamo visto nel primo versetto di Apocalisse, le cose che devono avvenire in breve tempo. Tutto questo non deve farci cadere in una trappola, in un rischio, ovvero quello di cadere in sterili speculazioni. Lasciamole perdere, lasciamole stare. È una grandissima perdita di tempo. Piuttosto dobbiamo essere spronati, incoraggiati, esortati con maggiore riverenza, con maggiore timore, verso colui che può veramente affermare io sono il primo e l'ultimo. Non solo, ma in Apocalisse 1:8 abbiamo un chiaro attributo di Dio, l'onnipotenza. Io sono il primo e l'ultimo, l'onnipotente. In greco è Pantocrator, che è un termine che vuol dire colui che può ogni cosa. Colui che può tutto. Sapete, per la prima volta, se io vi chiedessi qual è la prima volta nella Bibbia in cui voi incontrate l'espressione Dio onnipotente, El Shaddai, lo troviamo in Genesi 17. È la prima volta che troviamo questa espressione. Proprio qui protagonista è Abramo. Il Signore parla ad Abramo e gli dice: io sono l'Iddio onnipotente, cammina davanti a me e sii integro. Nel rivelarsi in questo modo, il Signore desidera esortare Abramo, desidera incoraggiare Abramo ad un cammino integro, a un cammino che non sia dettato da continue cadute o da continui atti di incredulità. Abramo nella sua vita dimostrò in alcuni casi incredulità, poi ad un certo punto ha cessato di essere incredulo. E qui abbiamo un forte richiamo del Signore: io sono il Dio onnipotente, Abramo. Sii consapevole del Dio che tu servi. Sii consapevole del Dio che tu servi. Io sono l'onnipotente. Perciò il tuo cammino davanti a me deve essere un cammino integro, un cammino di santità, un cammino irreprensibile. Non vi possono essere dei dubbi o dei tentennamenti nel cammino con il Signore, benché, è vero, siamo ancora in un corpo di carne e sangue. Quando noi poniamo il nostro sguardo su di Lui, sul Signore, possiamo proseguire fiduciosi. È bello poter confidare nel Signore, anche in una situazione così drammatica che stiamo vedendo. Nel capitolo 18 della Genesi, dopo che Sara, vi ricordate, rise per incredulità, abbiamo una lezione molto importante. Ad un certo punto ad Abramo viene rivolta una domanda. E la domanda è questa: vi è qualcosa di troppo difficile per il Signore? Che cosa rispondereste voi? Che cosa risponderei io? Ora, rispondere non c'è niente di troppo difficile è facile, scusate il gioco di parole, ma è proprio nei momenti di difficoltà dove la nostra fede è provata e la situazione che stiamo vivendo è una situazione di prova, di difficoltà, una situazione, almeno per quanto mi riguarda, che è la prima volta nella quale mi trovo, come credo molti di voi, ebbene. Se il Signore ci rivolgesse questa domanda personalmente, vi è forse qualcosa di troppo difficile per il Signore, per me? Che cosa risponderemmo? Egli è l'Onnipotente. Quanto è bello, già quando noi iniziamo a studiare l'Apocalisse, come Dio si presenta nella sua perfezione. Io sono l'Onnipotente. Quindi non dobbiamo assolutamente mai perdere di vista questo aspetto. Iniziamo un'altra sezione. Allora, leggiamo versetti 9 a 20. Questa è la seconda sezione dell'Apocalisse. Io Giovanni, vostro fratello e vostro compagno nella tribolazione, nel regno e nella costanza in Gesù, ero nell'isola chiamata Patmos, a causa della parola di Dio e della testimonianza di Gesù. Fui rapito
dallo Spirito nel giorno del Signore. E udii dietro a me una voce potente come il suono di una tromba che diceva: quello che vedi scrivilo in un libro e mandalo alle sette chiese: Efeso, Smirne, Pergamo, Tiatiri, Sardi, Filadelfia, Laodicea. Io mi voltai per vedere chi mi stava parlando e come mi fui voltato vidi sette candelabri d'oro e in mezzo a sette candelabri uno simile a un figlio d'uomo vestito con una veste lunga fino ai piedi e cinto di una cintura d'oro all'altezza del petto. Il suo capo e i suoi capelli erano bianchi come lana candida, come neve. I suoi occhi erano come fiamma di fuoco, i suoi piedi erano simili a bronzo incandescente arroventato in una fornace e la sua voce era come il fragore di grandi acque. Nella sua mano destra teneva sette stelle, dalla sua bocca usciva una spada a due tagli affilata e il suo volto era come il sole quando risplende in tutta la sua forza. Quando lo vidi caddi ai suoi piedi come morto, ma egli pose la sua mano destra su di me dicendo: non temere, io sono il primo e l'ultimo, ecco qui, vedete Gesù si definisce nello stesso modo, e il vivente, ero morto, ma ecco sono vivo per i secoli dei secoli e tengo le chiavi della morte e dell'Ades. Scrivi dunque le cose che hai viste, quelle che sono e quelle che devono avvenire in seguito, il mistero delle sette stelle che hai viste nella mia destra e dei sette candelabri d'oro. Le sette stelle sono gli angeli delle sette chiese, e i sette candelabri sono le sette chiese. Allora qui vedete come Giovanni non è soltanto un segretario, cioè non è che registra soltanto ciò che gli viene comandato, ma è anche un servo di Dio che esprime dei sentimenti, che esprime ciò che prova in determinate situazioni. Allora qui in Apocalisse 1:9 abbiamo la speciale presentazione di Giovanni. Com'è che si presenta Giovanni? Allora, io credo che noi dovremmo imparare veramente il modo in cui i servi di Dio si presentano. In che modo si presentano i servi di Dio? In un mondo dove, come possiamo dire, titoli accademici, titoli che in un certo qual modo vengono conferiti, no? Vengono conferiti dopo un periodo di studio, dopo un periodo di impegno. Ebbene, io credo che noi comunque dovremmo imparare dall'umiltà di questi servi. Giovanni si presenta in questo modo: io Giovanni, vostro fratello e vostro compagno nella tribolazione, nel regno e nella costanza in Gesù, ero nell'isola chiamata Patmos a causa della parola di Dio e della testimonianza di Gesù. Come si presenta Giovanni? In un modo molto semplice: io sono un vostro fratello, condivido la vostra stessa fede. Questa presentazione potrebbe sembrare banale, scontata, ma quando siamo con i figli di Dio, con i santi, e ci chiamiamo fratelli, sorelle in Cristo, questa parola non è mai banale, non deve essere mai banale. Siamo noi che molte volte parliamo del legame fraterno, purtroppo in un modo superficiale, senza tenere in debito conto che cosa questo legame veramente implica. Il fatto che noi siamo fratelli in Cristo è costato la vita al Signore Gesù, perché noi potessimo essere fratelli e sorelle in Cristo. In 2 Corinzi 8, versetti 16 a 23, Paolo dice: ora ringraziato sia Dio che ha messo nel cuore di Tito lo stesso studio per voi, poiché egli ha accettato l'esortazione e in gran diligenza si è volenterosamente messo in cammino per andare da voi. Or noi abbiamo mandato con lui questo fratello, la cui lode nell'Evangelo è per tutte le chiese. E non solo questo, ma ancora è stato dalle chiese scelto per essere nostro compagno di viaggio con questa sovvenzione.
che è da noi amministrata alla gloria del Signore stesso e al servizio della prontezza dell'animo vostro. Schivando noi questo, che nessuno ci biasimi in questa abbondanza che è da noi amministrata, procurando cose oneste, non solo nel cospetto del Signore, ma anche nel cospetto degli uomini. Ora noi abbiamo mandato con loro e due questo nostro fratello, il quale abbiamo spesse volte in molte cose sperimentato essere diligente, e ora lo è molto di più per la molta fiducia che si ha di voi. Quant'è a Tito, egli è mio consorte, è bellissima questa parola, e compagno d'opera verso di voi. Quant'è ai fratelli, sono apostoli delle chiese, gloria di Cristo. In questo brano Paolo mette in evidenza Tito, il quale era caratterizzato da una disponibilità di cuore veramente grande, veramente notevole. Egli non è presentato come uno che si lamenta di continuo o come uno sfaccendato, come un pelandrone oggi diremmo, ma come un cristiano diligente e determinato a servire Dio. Paolo può dire di lui: si è messo di sua volontà, in cammino per voi, si è dedicato a voi. Abbiamo mandato questo fratello, la cui lode nell'Evangelo è per tutte le chiese, vuol dire che tutte le chiese parlavano bene di Tito. Tutte le chiese testimoniavano della fedeltà di questo servo del Signore. E l'Apostolo Paolo può ben dire di questo cristiano che egli era suo consorte e compagno d'opera. Che cos'è o chi è un consorte? Spesse volte noi usiamo questa parola per i nostri coniugi. Mia moglie è la mia consorte, il marito, consorte della moglie. La parola consorte vuol dire che due persone sperimentano lo stesso destino, con sorte, sperimentano la stessa sorte. Ma quanto è bello riflettere sul fatto che tutta la fratellanza, cioè tutti i figli di Dio, tutti i santi sparsi sulla faccia della terra, sono consorti reciproci, cioè condividiamo la stessa sorte. E per sorte non intendo la morte, condividiamo lo stesso destino eterno di gloria. Allora la parola di Dio ci incoraggia a vedere i nostri fratelli e le nostre sorelle in Cristo come nostri consorti. È bellissimo, eh? Nel Diodati, traduzione Diodati, Giovanni si presenta come consorte nell'afflizione, cioè Giovanni sta dicendo: come voi io sto soffrendo, come state soffrendo voi, magari con modalità diverse, ma come state soffrendo voi, sto soffrendo anche io. Nel greco abbiamo il termine sukoinonos, che significa proprio partecipante in altri in qualcosa, una condivisione. Inoltre Paolo, ecco in che modo, pertanto per farvi un altro esempio, ecco in che modo presenta Timoteo ed Epafrodito nella lettera ai Filippesi. Paolo dice: ora io spero nel Signore Gesù di mandarvi presto Timoteo, affinché io ancora, avendo saputo lo stato vostro, sia incoraggiato, poiché non ho nessuno di animo pari a lui, sta parlando di Timoteo, il quale sinceramente abbia cura dei fatti vostri, poiché tutti cercano il loro proprio, cioè il loro proprio interesse, non ciò che è di Cristo Gesù. Ma voi conoscete la prova di lui, come egli ha servito con me il Vangelo, nella maniera che un figlio serve il padre. Guardate che paragoni, l'Apostolo Paolo dice. Il rapporto che c'era tra Paolo e Timoteo era il rapporto di un padre, quello di un padre nei confronti del proprio figlio. Io spero dunque di mandarlo subito, che avrò visto come andranno i fatti miei.
Ora io ho fiducia nel Signore che io ancora presto verrò. Ma ho stimato, e qui adesso parla di Epafrodito, ho stimato necessario di mandarvi Epafrodito, mio fratello e compagno d'opera e di milizia, termine militare, e vostro apostolo e ministro dei miei bisogni, poiché egli desiderava molto vedervi tutti ed era angosciato. Perché era angosciato Epafrodito? Per ciò che avevate udito intorno alla sua infermità. Poiché certo, egli è stato infermo, cioè malato, ben vicino, affinché non avessi tristezza sopra tristezza. Perciò vi è più diligentemente l'ho mandato, affinché vedendolo voi vi rallegriate di nuovo e che io stesso sia meno contristato. Accoglietelo dunque nel Signore con ogni allegrezza e abbiate tali, cioè sia Timoteo e sia Epafrodito, abbiateli in stima. Ecco, nel presentare Timoteo, Paolo lo descrive non solo come un suo semplice collaboratore, ma come un fratello caratterizzato da un animo unico, indirizzato verso proprio i filippesi. Egli non cercava i suoi interessi. Ecco, una delle caratteristiche di un figlio di Dio, ripieno di spirito, è che non guarda i suoi interessi, non cerca i suoi interessi, ma cerca gli interessi degli altri. Fa un passo indietro lui affinché egli possa essere di aiuto ad altri. Timoteo non cercava i suoi interessi, ma si preoccupava unicamente degli interessi dei filippesi. Egli serviva il Vangelo del Signore Gesù. Ecco cosa vuol dire servire il Vangelo del Signore Gesù. Non vuol dire solo predicarlo, non vuol dire soltanto proclamarlo, ma significa viverlo. Significa viverlo nella pratica. Significa mettere in pratica ciò che questo Vangelo insegna. Ecco cosa vuol dire servire il Vangelo. E questo era l'obiettivo di Timoteo. Per quanto concerne Epafrodito, egli è descritto come un fratello, come un prezioso compagno d'opera, dice Paolo, e di servizio. E nonostante egli avesse rischiato la vita, era malato Epafrodito, per una grave malattia, non ci viene detta quale, ma sappiamo che 2000 anni fa non c'era la scienza che c'è adesso, egli era preoccupato. Egli era angosciato per ciò che lui aveva udito dai filippesi. Cosa aveva udito dai filippesi? Aveva udito, aveva sentito che i filippesi erano preoccupati per lui. Allora, credo che sia assolutamente normale che un fratello e una sorella che versano in grandi difficoltà, le chiese si interessino, le chiese preghino per un determinato bisogno. Personalmente io ho saputo in questo periodo di medici credenti che sono stati contagiati e che sono ricoverati in ospedale. Veniamo a conoscenza di queste situazioni e vuoi che io come figlio di Dio non mi preoccupi, non preghi se posso fare qualcosa, contribuire per soddisfare un bisogno di questo mio fratello o di questa mia sorella? È assolutamente normale. Ma Epafrodito ha fatto un passo in più. Epafrodito era preoccupato dalla preoccupazione dei filippesi. Pertanto Epafrodito non guardava a se stesso. Non guardava al suo stato di salute. Ma la sua preoccupazione era: questi miei fratelli di Filippi, queste mie sorelle di Filippi, sono preoccupati per me. E questo pensiero portava a Epafrodito dolore. Era addolorato non per la sua malattia, era addolorato per il dolore dei filippesi. Io credo che tutto questo dovrebbe farci profondamente riflettere. Ancora l'Apostolo Paolo parla anche di Tichico e Onesimo e dice in Colossesi 4:6 queste parole:
Tichico, il caro fratello e fedele ministro e mio conservo nel Signore, vi farà sapere tutto lo stato mio, il quale io ho mandato a voi a questo stesso fine, affinché sappia, cioè conosca, lo stato vostro e consoli i cuori vostri. Insieme col fedele e caro fratello Onesimo, il quale è dei vostri, essi vi faranno sapere tutte le cose di qua. Tichico, questo cristiano di cui ci parla Paolo, è definito caro fratello, fedele ministro, conservo, conservo nel Signore. Mandato proprio dall'Apostolo Paolo per saper conoscere, per conoscere lo stato dei Colossesi. Unito a lui vi è anche Onesimo, descritto come un fedele e caro fratello. Ora dobbiamo domandarci, dobbiamo interrogarci, fratelli e sorelle, sperimentiamo noi questa meravigliosa collaborazione reciproca? Siamo caratterizzati da questo affetto, da questo amore gli uni per gli altri? Abbiamo veramente compreso che cosa significa essere fratelli in Cristo, che cosa significa avere questo legame profondo in Cristo. Ecco, dobbiamo ricordarci di cosa disse Giovanni nella sua prima lettera, capitolo 2, versetti 9 e seguenti. Chi dice di essere nella luce e odia il suo fratello è ancora nelle tenebre. Chi ama il suo fratello dimora nella luce e non vi è intoppo in lui. Una chiara dimostrazione di dimorare nella luce è proprio quello di amare i fratelli. E amarli che cosa significa? Che cosa dice Giovanni? Giovanni parla della dimostrazione più bella, ma anche quella più, come possiamo dire, più sacrificale. Porre la propria anima per loro vuol dire deporre la propria vita per i propri fratelli, per le proprie sorelle. E potete essere certi che non soltanto 2000 anni fa, ma anche oggi, la Chiesa, laddove è perseguitata, in quelle nazioni dove c'è persecuzione, tanti fratelli, tante sorelle danno la loro vita per altri fratelli e per altre sorelle. Ecco, amare come il Signore vuole è proprio questo. Non bisogna soltanto dire io amo i miei fratelli e le mie sorelle a parole, ma amare, ci ricorda la Scrittura, in fatti concreti e in verità. Per ultimo, osserviamo che cosa dice Paolo nella lettera ai Filippesi al capitolo 4. Perciò, fratelli miei cari e desideratissimi, allegrezza e corona mia, state in questa maniera fermi nel Signore diletti. Guardate come la preoccupazione degli apostoli era che le chiese camminassero nella santità. Quante volte quando, vabbè, adesso non possiamo per il momento incontrarci insieme, ma quando ci incontriamo negli incontri di preghiera, ma anche nelle case, tante volte noi mettiamo al primo posto, come soggetto di preghiera, il nostro stato di salute, no? Cioè stare bene fisicamente. Naturalmente non è sbagliato chiedere al Signore che ci protegga, chiedere al Signore che possa guarire un nostro fratello o una nostra sorella che è malata, ci mancherebbe altro. Ma quali sono i nostri ordini di priorità? Per gli apostoli gli ordini di priorità erano chiari. Prima di tutto che le chiese dimostrino fedeltà, che le chiese camminino nella santità. E questo deve essere, miei cari, anche il nostro ordine di priorità. Prima ancora di pregare per il nostro stato fisico, pregare per il nostro stato spirituale, che possiamo essere dei testimoni fedeli, fedeli in questa generazione.
Quindi soltanto in questa espressione di Filippesi 4:1 troviamo cinque definizioni meravigliose. Fratelli miei, fratelli cari, fratelli desideratissimi, allegrezza e corona. Si parla molto di corona in questo caso, in questo periodo, ma qui si parla di tutt'altra corona, corona mia. Noi facciamo parte di una famiglia meravigliosa. E se veramente noi raggiungessimo questo livello di amore fraterno, amare veramente come Dio ama, molti problemi, sono convinto, molti problemi sparirebbero, ma sparirebbero veramente all'istante. Bene, miei cari, mi spiace che c'è stata una piccola interruzione. Sapete, purtroppo in questo periodo le connessioni internet possono avere un sovraccarico, quindi è normale che ci siano delle interruzioni, ma rispetto a prima credo che vada molto meglio. Se il Signore vuole, ci ritroveremo domani alla stessa ora, dove proseguiremo il nostro studio sull'Apocalisse, ma che veramente tutto quello che noi stiamo studiando possa essere per noi motivo per ringraziare, per glorificare, onorare il nome del Signore, affinché il nostro cammino, come ci ricordano gli apostoli, come ci ricordano gli uomini e anche le donne di Dio, affinché il nostro cammino possa essere un cammino di santità. Questo deve essere il nostro ordine di priorità. Desidero quindi salutarvi, che possiate proseguire una buona giornata, ma che veramente tutti i giorni che Dio ci dona possano essere giorni dove il suo nome è onorato, dove il suo nome è glorificato. Se non succede niente, se non ci saranno imprevisti, sarò con voi anche domani alla stessa ora. Quindi vi do già il mio appuntamento a domani ore 15. Se ci saranno dei cambiamenti lo dirò su Facebook. Che il Signore vi possa benedire grandemente e, se Dio vuole, a domani.